Chi scolpisce queste enormi opere? Dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Messico, dal Giappone e praticamente da ogni paese europeo provengono gli scultori che negli anni hanno realizzato le centinaia di opere della storia di St. Nativity. Menti creative, un'ottima manualità, spesso una formazione artistica accademica e sempre una grande passione sono i tratti che li contraddistinguono. Uomini e donne che girano il mondo, chiamati ad esprimere il loro particolare talento come professionisti nella lavorazione della sabbia. Ma cosa spinge un artista a lavorare con un materiale così effimero, destinato a sgretolarsi per tornare pura, semplice sabbia? Molti scultori apprezzano questa sostanza perché è più veloce e leggera da scolpire, a differenza di altre. Per sculture di queste dimensioni, ad esempio, ogni artista ha impiegato circa 14 giorni di lavoro. Si può lavorare sottraendo materiale o aggiungendo sabbia e modellandola man mano per i dettagli più piccoli, ma la pratica più comune vede l'utilizzo di entrambi gli approcci. Il team di Jesolo viene annualmente selezionato dal direttore artistico, che assegna ad ognuno un particolare soggetto. Ogni scultore è tenuto a produrre un bozzetto dell'opera che è intenzionato a realizzare, in modo tale che il reparto organizzativo possa verificare l'effettiva corrispondenza dei messaggi che si vogliono trasmettere ai visitatori di ogni edizione. Creare St. Nativity è un processo lungo e che prevede diverse fasi progettuali, operative e creative, ma che alla fine permette di godere di opere meravigliose che sono diventate uno dei simboli più riconosciuti di Jesolo nel mondo.